Ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Allora, il video su come irrigo l'orto con l'innaffiatoio, un sacco di commenti, io dicevo no, ma dai, prendi una pompa nuova, fai... non puoi innaffiare con lo spruzzino, eccetera, eccetera. E al quinto commento ho detto, va a far bagno, sai che cosa faccio? Vado a farmi l'impianto. E allora, ora sono bloccati naturalmente tutti i negozi, quindi non posso andare a comprare una pompa nuova, ma incomincio già a predisporre tutto l'impianto. Quindi oggi ufficialmente facciamo l'impianto goccia a goccia per l'orto. Prima cosa, forse la più importante, vabbè, c'era già l'anno scorso, lì arrivava l'acqua, ho fatto tutta una prolunga e tutta sottoterra, già era predisposto, e arrivo con l'acqua qua dove c'è l'orto. Questa cosa qua forse è una delle cose più importanti. Poi, che tubo ho preso? Ho preso questo tubo qua, in verità per fortuna me l'hanno portato, sono un 16 mm, sono tubi già forati, predisposti, e sono quei tubi che vi dicevo che mantengono la pressione al loro interno costante. Cosa vuol dire? Che tra il primo e l'ultimo buco ci sarà la stessa pressione e quindi verrà portata l'acqua da tutte le parti. Qua dentro c'è una valvolina proprio che fa questo lavoro. Invece molti altri goccia a goccia, che non vi consiglio, non hanno questa caratteristica. Ecco, una cosa interessante è che dovrebbe funzionare anche a bassa pressione, quindi con un bar di pressione, ma questa cosa qua la testiamo dopo e basta. Ecco, questo qua è un po' il tutto. Allora, quindi, una volta che ho capito esattamente quale tubo volevo utilizzare, ho dovuto incominciare a fare una bella ragionata su quanto cioè su tutte le riduzioni del caso. Ora ognuno di voi ce l'avrà diversa. Io praticamente arrivo qua con l'acqua d'impianto, qua mi sono tenuto comunque il rubinetto, magari qua farò una piccola fontanina momentaneamente, ho attaccato tutto qua, e arrivo praticamente con il tubo qua, farò una una bella curva e arriverò qua. Qua abbiamo lo sdoppio che si va a risdoppiare qua su questa tripla. All'interno ve la faccio vedere, che così si mette il tubo all'interno, quello per capirci il goccia a goccia, tac, che è così, si caccia dentro e dopo si avvita. Quindi qua avremo una via che parte, qua abbiamo mandata e cioè mandata a ritorno, in verità non è questo il discorso, entra, esce, ogni punto ne ha una qua, e alla conclusione naturalmente abbiamo solo che arriva e esce. Certo, facendo un bel discorso, esattamente da qua a lì avremo comunque che irriga qua per terra. Perché? Perché non mi sono fatto mandare, ma perché dovevo prendere 100 metri un tubo dello stesso spessore senza il gocciolante, però tenendo conto che lì circa ogni 50 centimetri, ma neanche 35, c'è un buco gocciolante. Se io faccio il calcolo da qua a lì saranno 3 buchi, ci può stare. Ora metto giù tutto, incominciamo a fare i primi collegamenti e vediamo come giustarcela.
ora mi tocca fare il pezzo che praticamente va da qua a là in fondo. Quindi che cosa faccio? Leggo questo, tiro la linea sino là in fondo e dopo faccio i vari tagli, così so esattamente già quanto cavo devo usare senza sprecarlo. Dopo, vedi qua, il primo attacco è stato fatto, uscirà più o meno così. Faccio le le vie. Ecco, una mancanza, se così vogliamo vederla, è quella che non avendo pressione altissima, però ribadisco, prima voglio vedere la pompa là come funziona, è quella di non avere dei rubinetti. Quelle lì sono chiuse un attimino più professionali, che non vuol dire che non le faccia, però per ora va bene così e aspetto interrarlo. Allora, quindi ho tirato tutto il cavo, ora non resta che fissarlo a terra. Prima di fissarlo stavo pensando, probabilmente ora lo interro, perché non lo so, ora 2 secondi ci penso e dopo partono le file, 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo, dai, vediamo che fare. Credo che lo interrerò comunque. Sì, mi sembra il lavoro migliore. Aggiornamenti. Sai che vi faccio vedere. Allora, ho usato vari metodi. Allora, prima di tutto funziona. Vedi? Allora, qua l'ho messo in fila unica, che è la continua. Qua ho fatto doppia fila, perché effettivamente mi sono detto, ok, però con le consociazioni, che fuoi chi? Cioè, qua non becca acqua. Effettivamente, gli agretti ora qua... Boh, vediamo, perché sono distanziati circa di un 40 centimetri, qualcosa beve, qualcosa meno. Zitti? Si sente tic tic tic. Ho rialzato il tutto perché avevo paura, vi faccio vedere da qua, che mettendoli per terra, cioè toccando, cioè, in modo basso, vedi, non bagnasse. Invece no, anche se rialzato secondo me è meglio, però funziona, è tutto alla grande, è una figata. E questi tubi, essendo anche settati per bassa pressione, devo dire che funzionano bene. Ho fatto una cazzata, però. Allora, qua momentaneamente ho bloccato le vie, quindi sono già predisposte una e una due quando metto giù il tutto settimana prossima, nel senso che è inutile che do acqua, cioè già là ho continuato, anche se non ho ancora già tutti gli artaggi. Qual è la cavolata che ho fatto? Allora, non ho pensato che qua io ho acqua diretta dall'impianto, quindi sono sceso qua, se voglio c'è un rubinettino, scendo e quindi è tutto in modo diretto. Cioè, non so se avete capito il problema, non ho messo un rubinetto. Allora, qua avevo varie robe avanzate, ora a crocchio di varie robe, questo qua era il rubinetto del cavolo, era questo il rubinetto della lavatrice, e credo che lo muoverò così, cioè questo qua lo giro verso di qua,
in modo tale da attaccarlo in pratica così e chiuderlo a piacere. Quindi il rubinetto qua per ora salta. Più che altro non avevo pensato che effettivamente questo che arriva da là, aspetta, faccio vedere, ci vedi qua, avevo fatto la modifica io. Ho visto una gocciolina, quindi devo stringere bene i tubi. Col freddo questi tubi si smollano un po'. Cioè, vai. Sale. Qua c'è acqua, ma è diretto. Quindi stacco tutto e provo a fare ora un po' di montaggi. Però ragazzi, devo dirvi che il fatto che funziona lo sto lasciando andare da una mezz'oretta. Voglio mettere lì qualcosa per rialzarlo. Però l'effetto c'è, ragazzi, l'effetto c'è. Certo, lo step ulteriore sarebbe quello di centralizzare il tutto. Il problema qual è? Che la pompa che ho non è autoclave, se non sbaglio si dice così. In pratica il problema qual è? Che ogni volta che io accendo la pompa rimane sempre accesa, invece dovrebbe essere una pompa che solo quando apro il rubinetto chiama acqua, in modo tale che posso programmare con elettrovalvole, con impiantino, eccetera eccetera. Ho incominciato a vedere su internet, una pompa giusta costa sui 600-700 euro. Anzi, se avete consigli, perché io effettivamente sono molto ignorante su pompe, qua sotto tenete conto che il pozzo scende giù 10 metri, quindi va calcolata la portanza, se non sbaglio, cioè i pesi nel test, varie robe, insomma. Però l'effetto c'è. Andiamo a staccare tutta l'acqua e andiamo a cambiare lì quella roba che non mi piaceva tanto. Allora, non è una bella roba questo accrocchio di cose, nel senso che più congiunzioni ci sono, più il rischio è alto di fallimenti, perdito o altro. Però ragazzi, ora in quarantena ci si deve un po' arrangiare, quindi direi che per oggi ci può stare. Io vado a accendere tutto, voi controllate se ci sono perdite. A primo sguardo sembra reggere tutto. Controlliamo, apriamo il primo rubinetto. Ok, non c'è acqua. Fantastico. Perché? Certo che non c'è acqua, perché questo qua è secondario. Che ignorante che sono. Allora, qua apriamo. Ok, e qua acqua c'è. Chiudo questo. Se ci sono perdite lo vedo ora. Però ragazzi, ora io non voglio dire, ma non sembra essersene. Ribadisco, non è da prendere esempio, però durante la crisi meglio, insomma, non, anche perché non saprei dove andare a comprare ora in questo istante, quindi ci si arrangia, diciamo così. Però ecco, sì, scusate, guarda, funziona tutto. Una piccolissima perdita lì sotto, noto. Ah no, non è una perdita. Oh sì. No, è praticamente l'acqua che arriva da qua. Infatti dicevo, mi sembra di averlo stretto bene, perché praticamente qua sono bucati sopra e sotto, quindi scende qua sotto e si vede. Allora, arriva un attimino dopo ai pomodori. I pomodori sono fine impianto, per capirci. Ragazzi, cioè qua funge. È così. È una roba ottima. Sentiamo anche. Ok.
Beh, che era abbastanza. Allora, devo dire che sta andando circa da 20 minuti, il terreno è abbastanza messo bene. Credo che però per irrigare ci voglia, dovrei fare i calcoli, perché secondo me possiamo sapere esattamente anche quanti litri vengono sganciati, però credo che un'orettina ogni due giorni ci stia. E concludo qua il video. Allora, considerazioni: pensavo che la pressione dell'acqua incidesse di più, c'è da vedere, perché ora il pozzo è comunque un attimino alto, c'è da vedere quando vado in secca se con la portanza, credo che sia quella, insomma regge, anche se devo dire che comunque così funziona. Mal che vada, nulla mi vieta di prendere e innaffiare a mano. È vero anche questo. E anche secondo me è interessante pensare che per fare tutto l'orto, quindi tutte le prode che avete visto, ho speso esattamente il materiale 72 euro. A mio avviso ne vale la pena, di sicuro per un risparmio idrico molto importante. L'acqua costa e l'acqua è un bene da non sottovalutare, ma soprattutto per il lavoro, perché effettivamente stava incominciando a diventare un pochino lungo. Ci mettevo a innaffiare ogni giorno un'ora e passa, sì, era un po' troppo. Ora, lo stessa roba voglio farla sia per il vigneto che per il frutteto. Il vigneto che non sto dando da bere troppo, infatti non è bellissimo. E niente, che dire, sono contento, sono proprio felice quando riesco a fare queste cose qua che ho in testa da un po' di tempo. Sono contento. Basta farma, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, non mi dimentico sempre, perché a vedere le robe belle ci si dimentica.